Ravenna 2012, siamo con Sara Lunghi della cooperativa Impronte qui di Ravenna. Abbiamo visto questi bellissimi laboratori di riciclo creativo qui in piazza. Ci racconti un po' che cosa sta succedendo? Allora, intanto salve a tutti. Oggi siamo qui, come anche i prossimi giorni della manifestazione, per accogliere 30 classi circa che hanno aderito all'iniziativa. Per quanto riguarda, diciamo così, il percorso dedicato alle scuole, ci sono, diciamo, diversi step e diverse attività. Quindi ogni classe che arriva ha una parte, diciamo così, dedicata alla vista delle tecnologie, per cui spieghiamo nel dettaglio ai ragazzi come funzionano, non so, l'energia eolica, il fotovoltaico, piuttosto che il solare termico, gli parliamo di bioedilizia e di tutto quello che è risparmio energetico, risparmio idrico e in realtà anche gestione dei rifiuti. Secondo step, diciamo così, della visita in piazza è diciamo, una serie di laboratori organizzati da Impronte in collaborazione con il liceo artistico, dove i ragazzi fanno delle attività diverse, per cui dal mosaico alle cornici con materiale di rifiuto, a dei gioielli, con appunto il supporto dei ragazzi dell'artistico che sono qui in piazza con noi a darci una mano. E ultimo step è composto dal Cinema Ambiente diciamo, di Torino, che è una manifestazione che si svolge tutti gli anni e che ci dà, diciamo così, dei filmati da visionare con le classi e da commentare insieme. Per cui guardiamo e spieghiamo ai ragazzi con delle modalità interattive un po' più, diciamo così, divertenti della solita lezione curricolare, le varie tematiche oggetto della manifestazione. Ecco, al di là di Ravenna, so che fate tantissime cose, mi parli un po' delle attività della cooperativa? Allora, Impronte nasce nel 2005 e è una cooperativa fondamentalmente di servizi. Si occupa di tutto quello che è tematica ambientale a 360 gradi, quindi da ovviamente l'installazione delle tecnologie, diciamo così, delle fonti energetiche rinnovabili come appunto solare termico, fotovoltaico e per esempio eolico, a tutto quello che è, diciamo così, la frontiera del risparmio energetico, per cui bioedilizia e risparmio energetico a casa, quindi dalle tipologie di caldaie, diciamo di ultima generazione, geotermico e ovviamente appunto, ripeto, tutto quello che può essere bioedilizia e riscaldamento a pavimento. In particolare abbiamo un progetto, si spera in fase di realizzazione, che è un centro di educazione alle sostenibilità, sarà un centro, diciamo così, di eco-innovazioni che sarà diciamo così, costruito a Ravenna, si spera a breve tempo. Siamo stati nominati promotori dal comune e quindi avremo degli ampi spazi dedicati sia in realtà alle parti appunto per le scuole con cui di solito lavoriamo e appunto che sono per esempio venuti oggi in spiazza, che una parte aperta alla cittadinanza, sia con per esempio delle sale di esposizione e comunque tutto ovviamente nell'ottica di sostenibilità e di visibilità delle tecnologie che stesso installeremo proprio all'interno del centro. Grazie Sara, buon lavoro, buona Grazie, continuazione. arrivederci.